Il cantastorie di Ezzelino. C'era una volta un ricco signore che durante le lunghe notti d'inverno si faceva raccontare fiabe e favole da un bravo narratore. Una notte il narratore aveva così tanto sonno da desiderare solo una cosa: fare una bella dormita sul suo caldo letto. Non sapendo come fare per liberarsi del ricco signore, incominciò allora a raccontare la storia di un contadino. Questo contadino un giorno andò al mercato con 100 monete d'oro e acquistò 2 pecore per ogni moneta. Sulla strada verso casa, camminando con le sue pecore, arrivò ad un fiume che si era molto ingrossato rispetto all'andata a causa di una violenta pioggia caduta proprio in quelle ore. Dalla riva il contadino vide un povero pescatore con una piccola barca sulla quale ci poteva stare a fatica una pecora e un rematore. Ma era l'ideale per trasportare le sue pecore sull'altra riva. Non fu difficile convincere il povero pescatore a vendergliela. Il contadino fece allora salire una pecora e incominciò a remare verso la riva opposta. Il fiume era largo, ma remando e remando lo attraversò. A questo punto il narratore interruppe il racconto e Azzolino disse: «Perché ti sei fermato? Vai avanti con la storia!» Il narratore rispose: «Prima lasciate passare tutte le pecore e poi finirò di raccontare la storia. E siccome le pecore ci metteranno un po' di tempo per passare tutte, una alla volta con la barchetta, io aspetterò tranquillo nel mio letto». E senza dire altre cose andò a dormire, lasciando Ezzelino a bocca aperta.